Nella puntata di Verissimo del 19 ottobre, Alessandro Basciano si è seduto sul divano di Silvia Toffanin per raccontare la sua versione della storia con Sophie Codegoni. Dopo un anno difficile seguito alla rottura, Basciano ha ammesso di aver sofferto di depressione, attacchi di panico e ansia a causa dell'impatto mediatico della separazione. Tuttavia ha sottolineato che grazie all'aiuto di amici e persone vicine è riuscito a superare quel momento complicato. Rispetto alle dichiarazioni di Sophie, Basciano ha confermato che attualmente non sono una coppia, ma hanno trovato un equilibrio come genitori per il bene della loro bambina. Ha ammesso di provare ancora qualcosa per Sophie, definendola un bene e un amore. Tuttavia ha chiarito che entrambi devono lavorare su se stessi prima di poter considerare un possibile ritorno insieme. Durante l'intervista Toffanin ha cercato di capire se Basciano fosse ancora innamorato di Sophie, ma le risposte sono state evasive. Tuttavia ha rivelato di essere stato con Sophie a Parigi poco prima dell'intervista e che hanno tentato di tornare a convivere senza successo. Basciano ha sottolineato che al momento non ha intenzione di intraprendere una nuova relazione, poiché deve ancora risolvere la situazione con Sophie. Infine, Toffanin ha concluso l'intervista invitando entrambi a tornare insieme nello studio per chiarire definitivamente la situazione. Basciano ha ammesso di essere ancora innamorato di Sophie nonostante le difficoltà che hanno affrontato insieme. La storia tra di loro è stata definita come un amore puro e forte.